State ascoltando SBS Italian. Sta per iniziare i suoi concerti in Australia Laura Marzadori, primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ma anche solista. Sarà in Australia come solista per una serie di concerti a Perth il 27 settembre, a Brisbane il 29 settembre e poi all'Opera House di Sydney il 3 ottobre. Per parlare del suo tour australiano l'abbiamo in linea e innanzitutto le diamo il benvenuto a SBS Italian e la ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Grazie Laura Marzadori. Grazie a voi, è un grandissimo piacere esserci. Come ci si prepara a questo tour così lontano da casa? Beh, allora devo dire che sono molto emozionata. Intanto sarà la mia prima volta in Australia, un luogo che, insomma, di cui ho sempre, tra l'altro, sentito parlare in modo entusiastico da tanti miei colleghi che sono andati lì in passato, alcuni che anche si sono magari trasferiti lì per un certo periodo di tempo, quindi sono davvero contenta e non vedo l'ora proprio di poter vedere il luogo, di poter conoscere il pubblico e poi sono anche contenta di portare comunque un repertorio come le quattro stagioni a cui sono molto molto legata, quindi una grande emozione, ecco. Parliamo del concerto, come mai ha scelto Vivaldi e non un altro repertorio? Ma allora, come iniziavo a dire prima, le quattro stagioni sicuramente sono un pezzo al quale sono molto molto legata. Anche perché, per esempio, alla primavera ho dei ricordi legati all'infanzia, alla mia prima insegnante con cui cominciai con il metodo Suzuki, si chiamava Fiorenza Rosi e ci tengo sempre a citarla perché grazie a lei se poi ho fatto questo percorso, un'insegnante davvero straordinaria e con lei studiai per la prima volta la primavera di Beethoven e ricordo che ovviamente per una bambina era un pezzo davvero impegnativo e lei me lo faceva suonare in pubblico, quindi volta dopo volta si migliorava sempre qualcosa e poi insomma ovviamente nella mia carriera l'ho suonato tantissime volte con ensemble diversi ed è un brano che anche a seconda delle persone con cui lo suoni e a seconda del periodo della vita in cui ti trovi può essere suonato veramente in maniera molto diversa una volta dall'altra e mi piace molto anche per questo, perché è un brano che ti dà, cioè, insomma, sono concerti che ti danno una grande libertà anche interpretativa e poi ovviamente anche un discorso di organico orchestrale di tempi, perché chiaramente insomma, mettersi magari un concerto sinfonico come può essere Brahms, Beethoven, necessita di più tempo e di un'organizzazione diversa, mentre questo è un brano che sicuramente piace moltissimo anche al pubblico e si riesce comunque a costruire in un tempo anche ridotto come quello che avrò a disposizione. Ma lei è giovanissima, quindi molti si sorprendono che alla sua età abbia già raggiunto questi livelli. Come ha fatto? Ma io devo dire che ho avuto un percorso da bambina abbastanza, diciamo, naturale, cioè sicuramente avevo un talento particolare, però non ero un enfant prodigio, no? Quindi il mio percorso di studi violinistico è stato abbastanza, ripeto, naturale e ben studiato, cioè progressivo, grazie appunto agli insegnanti che ho avuto la fortuna di studiare con grandissimi insegnanti, a partire appunto da Fiorenza Rosi col metodo Suzuki, che è un metodo in cui credo molto, che insegna la musica ai bambini in età infantile e che sviluppa subito tantissime caratteristiche e doti importanti, secondo me, poi nello sviluppo del ragazzo o del musicista nel futuro, che sono appunto la capacità di saper ascoltare il proprio suono, ma ascoltare anche gli altri musicisti, perché il Suzuki proprio ti insegna a suonare insieme agli altri, è una caratteristica anche abbastanza particolare, dato che tantissimi metodi per iniziare, insomma, prevedono l'allievo e il maestro, invece qui c'è proprio l'allievo e il maestro, ma anche suonare insieme con i propri compagni. Quindi, insomma, è un metodo in cui credo moltissimo. E poi, beh, dopo ho frequentato il conservatorio a Bologna e poi ho frequentato importanti accademie, quindi anche
Ovviamente grazie agli insegnanti didattici con cui mi sono confrontata, ognuno mi ha dato delle cose veramente per me fondamentali. Parliamo di Salvatore Accardo, di Pavel Berman, di Marco Fornaciari e poi insomma, ci tengo molto a citare anche Zakhar Bron, con cui ho studiato dai 18 anni fin poi ai 24 quando ho fatto il concorso, 24-25 quando ho fatto il concorso per il Teatro alla Scala. Che ha vinto ovviamente, diventando poi anche primo violino della Scala. Diciamo che lei è uscita dal conservatorio con la valigia in mano, considerando i paesi che ha visitato poco dopo essere uscita appunto dal Sì. conservatorio e aver completato gli studi. Ne menziona alcuni perché l'Australia non è certo il primo paese oltreoceano che lei visita, ha visitato anche gli Stati Uniti, l'Argentina e poi in Europa, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, ormai la conoscono tutti. Ha suonato anche a Istanbul, interessante, in India addirittura. Quindi dove trova il tempo per queste tournée internazionali, considerando anche che l'orchestra del Teatro alla Scala è impegnatissima e non può fare certamente a meno di lei? Allora, sì, il lavoro al Teatro alla Scala è un lavoro che assorbe molto e ovviamente è, diciamo, il pezzo principale della mia vita e di questo sono veramente contenta perché è stato come realizzare un sogno. E la cosa bella è che comunque da spalla, cioè diciamo da primo violino, grazie ad un'alternanza che c'è con i miei due colleghi, gli altri due primi violini, riusciamo anche ad avere del tempo per poter continuare una nostra attività solistica e cameristica, che secondo me è qualcosa di importante proprio per sentirsi completi come musicisti e quindi portare anche quando siamo in orchestra il massimo di noi. E quindi grazie a questa alternanza e a questi momenti liberi, questi periodi liberi che riesco a ritagliarmi, continuo appunto la mia attività solistica e mi capita anche di fare dei viaggi molto interessanti. Soprattutto mi viene in mente uno dei paesi che citava prima, l'India, che è stato un viaggio breve, devo dire, però molto molto intenso, che ho fatto in qualità di solista con un gruppo proprio scaligero, con i cameristi della Scala con cui collaboro a volte. E quindi insomma è davvero un grandissimo arricchimento portare la propria musica, oltre che nel proprio teatro, anche un po' in giro per il mondo. E mi fa anche piacere menzionare che lei con le sue sorelle Sara e Irene ha formato il trio Sorelle Marzadori. Che cosa sta succedendo al trio? Beh, dunque, quella è una formazione cameristica a cui tengo tantissimo. Il trio con le mie sorelle è iniziato quando la più piccola, che ha 10 anni meno di me, quindi è davvero più piccola, era proprio una bambina piccola. Abbiamo cominciato subito a suonare insieme perché ne abbiamo proprio sentito il bisogno e da lì abbiamo fatto tanti, tanti concerti, tanti belli appuntamenti insieme e tutt'oggi cerchiamo di mantenere questo trio vivo, anche se viviamo molto lontane perché mia sorella Sara, che è violista, abita in Austria, a Vienna, ed ha una bellissima carriera col quartetto Chaos, mentre la più piccolina si sta specializzando sempre in violoncello a Berna, in Svizzera. Quindi comunque ci troviamo a un po' di chilometri di distanza, però non mancano, insomma, le occasioni per riunirsi e suonare insieme. Tra breve immagino che arriverà il momento in cui dovrà decidere: continuo a fare il primo violino alla Scala o mi avvio e mi lancio con la mia carriera da solista? Ma io spero e penso che questo momento non debba arrivare, nel senso che comunque la scelta che ho fatto di diventare primo violino alla Scala è una scelta per la vita, cioè non ho mai pensato che fosse qualcosa di transitorio, anche perché io sono fatta così, cioè se faccio delle scelte è perché veramente le voglio sposare. Totalmente, non sono una molto da mezze misure, quindi insomma ci tenevo
Ci tenevo e, ci ten e tengo a questa posizione e la voglio portare avanti, insomma, finché non sarà il giorno che dovrò abbandonare, ovvero la mia pensione. E, però, insomma, sono veramente contenta di poter, cioè, ripeto, per me è essenziale poter portare avanti anche altri percorsi, ma al di là che per una visione di carriera. Proprio per sentirmi completa come musicista e per non far mai calare la mia motivazione, cioè perché io penso proprio che se vado su un palco come solista con entusiasmo è anche perché sono seduta in orchestra a suonare l'opera e viceversa, cioè penso che quando poi vado a fare l'opera portando un entusiasmo che mi arriva anche da altre esperienze, riesco a dare qualcosa di più, quindi cioè, senza poi, diciamo, ammazzarsi di fatica, nel senso che ovviamente poi non si può neanche fare troppo, però riuscire a portare avanti più strade, secondo me, ci aiuta proprio come artisti, come persone. Laura Marzadori, io la ringrazio Grazie. ed è stato veramente un piacere, grazie. Grazie mille a lei. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.